Ecco fatto. Ecco fatto. Ecco fatto. Morbida. Ecco fatto. Ok. Unlock your full potential at Crack Addicts. Siamo oggi con Francesca che viene da noi perché ha avuto un brutto trauma sullo skateboard, ha sbattuto anche la testa e poi per non farsi mancare niente durante un altro sport, la danza aerea, si è fatta male alla schiena. Quindi vediamo un pochino, vieni guarda, mettiti un pochino più avanti così ti posso controllare. Vediamo intanto se effettivamente ci sono delle difficoltà di movimento nella cervicale. Oh, da quello che mi hai detto stai soffrendo anche molto di mal di testa, corretto? Infatti giriamo la testa verso di qua. Allora la mobilità è buona, gira da quest'altro lato. Ottimo, non mi sarei aspettato, diciamo, dei risultati diversi. Si vede che sei molto mobile, però sei molto anche tesa, vedi qui, ok? Sì. Ora dobbiamo vedere subito se è successo qualcosa, soprattutto nelle prime vertebre. Io lo sento già, cervicale, qua ti fanno malissimo, eh? Qua di meno, vero? Sì, sì, sì. Qua molto di più, sì, a sì. Sinistra, va bene? Sì. Fammi vedere l'inclinazione, qua si vede subito proprio che hai un pochino più di difficoltà. Da questo lato vai alla grande, vedi? Proprio c'è una proprio traslazione, ok, della seconda cervicale. Eccola qua. Posso vedere per piacere le spalle? Ti hanno fatto male le mani, le braccia? No, meno male. Questo un attimo, fammi vedere. Ok, la mobilità è eccellente. Ok, ti posso chiedere per piacere di metterti seduta? Mi tieni le dita aperte, forti forti, non mi fare vincere, io cercherò di avvicinare le dita, forte forte, bravo, chiudi, tieni forte, attenta per te alle unghie, spingi in basso tutte le braccia, ottimo, in alto, ottimo, mantieni le spalle in questa posizione, spingi verso l'alto, ottimo, non ci sono problematiche importanti, spingi all'esterno. Ok, non cede niente, questo è un bene. Tu stringi i denti di notte, lo sai? Ah, sì. Sì, vero? So, infatti, posso vedere un attimo? Qua ti fanno molto male. Anche durante il giorno. Anche durante il giorno. Giù la testa, spingi in basso la testa. Esatto, come si vede spesso nei miei video, vedi, non è una cosa inusuale, solo che quando noi stringiamo tanto i denti, come si vede molto spesso, perché non è, ti ripeto, una cosa assolutamente difficile da trovare, purtroppo si indeboliscono tutti i muscoli davanti, ok, della testa. Di conseguenza cosa succede? Che i muscoli latero-posteriori, che sono quelli antagonisti, vanno in ipertono, ok, e ti fanno male. Allora ti faccio vedere che se noi tocchiamo questi punti, guarda, uno, scusami, esatto, due, questi sono i punti famosissimi ormai, i punti neurolinfatici dei muscoli della bocca. Ti faccio vedere che cosa succede, è come se noi stessimo escludendo dal nostro test in questo momento i muscoli della bocca. Ti faccio vedere, spingi in basso la testa e la testa ritorna fortissima, ok? Se noi li togliamo, giù la testa, spingi in basso e ritorna subito debole, sì. Ok? È proprio automatico. Ora noi intanto li stimoliamo, come al solito è importantissimo, scusami, andare subito alla stimolazione correttiva. Quante volte a settimana hai il mal di testa? Tutti i giorni. Proprio tutti i giorni. Allora li faremo passare completamente, te lo prometto. Grazie, speriamo. Come prima seduta, ovviamente noi andremo a dare uno stimolo correttivo in tutto ciò che trovo, ok? Però chiaramente poi se vogliamo mantenerlo in modo adeguato c'è un percorso da fare normale. Questo ti posso chiedere un attimo di girare la testa soltanto per metà a destra. Okay. Mi dai le braccia, tutte e due, quindi dritta, giriamo poco poco a destra, spingi in alto le braccia e subito cedi, vedi? Se giriamo dall'altro lato per metà, spingi in alto,
non cede proprio per nulla, ok? La vedi la differenza? È proprio eclatante. Sì. Giriamo tutto a sinistra, spingi in alto e cederai, e infatti immaginavo, gira completamente a destra, non cederai più, spingi, esatto, perché c'è una contrapposizione. Quando noi giriamo soltanto poco, prendiamo, mettiamo in gioco la cervicale alta, che abbiamo già visto c'è un problema nella rotazione destra, ok? Quando giriamo dall'altro lato, però in questo caso tutta quanta la destra, che il nasino arriva sulla spalla, mettiamo più in gioco la parte bassa, ok? Quindi in questo caso hai ovviamente entrambe, perché è normale, però una da un lato e una dall'altro da sistemare. Iniziamo subito, scusami, a sbloccarci questa qui, ci togliamo il pensiero, che dici? Va benissimo. Super tranquilla, perché non succede niente. Ti chiederò di spingere piano piano la testa, tipo ruotandola verso questo lato, te lo dico io come fare. Spingi, piano piano, di meno, esatto, mantieni la spinta, con gli occhi guarda a destra, ora guarda a sinistra, rilassa il collo, ecco fatto. Velocissimo e senza problemi, hai visto? Paralitica subito. E ora per questa qua ce la sblocchiamo da un'altra posizione. Ti devo chiedere però di metterti a pancia in su. Allora, mi fai vedere ancora una cosina per favore. Mi mantieni la gamba dritta così, esatto, spingi verso il tetto e vedi che non riusciamo a farlo. Teniamo per favore l'altra, spingi in alto e questa invece sì, ok? Ti faccio vedere una cosa, sarà debole anche quest'altro muscolo. Fammi girare, spingi verso di te, forte forte, vedi che non ce la può fare. Questo lato invece sarà fortissimo, spingi verso di te e vedi la differenza. Anche questo qui sarà molto più debole, mantieni così, resisti alla mia forza, resisti, questo non c'è proprio, mantieni così, resisti. Questo invece è fortissimo, ok? Perché si chiama in gergo seconda categoria pelvica e porta delle disfunzioni molto specifiche e tra l'altro può favorirti proprio il dolore alla schiena che tu poi hai effettivamente. Solo voglio vedere una cosa, tocca questo punto qua con un dito, per favore. Bravissimo. Vediamo se si risolve tutto improvvisamente tipo per magia. Dritto il ginocchio, spingi in alto e infatti, ai, sì, si risolve perfettamente tutto. Sotto il bacino, ti chiedo solo un secondo di pazienza, metteremo questo cuneo qua e questo cuneo qua. Giù le braccia cortesemente, mettiamo un magnete, sollevo un secondo, guarda, in questo punto qua. C'è un motivo che manterrò segreto, così nessuno mi può copiare, non è vero? Vedi, qua molto di meno, qua fa proprio male, lo senti? Allora, prima di sbloccarla facciamo un trattamento muscolare. Ma questo è troppo rilassante. Questo è veramente rilassante. Spingi forte, ok, metterò un magnete, spingi in dei punti del cranio, spingi, no, fortunatamente no, spingi, no, non sei assolutamente compressa, spingi, spingi, spingi e spingi, sei fortunatissimo, quindi assolutamente niente di tutto ciò. Allora apri poco la bocca, piano, esatto, un pochino di più, esatto, guarda con gli occhi verso sinistra, già andata, manca da sola, guarda me. Ok, basta. Sei proprio super libera adesso. Ti tolgo subito i cunei, uno e due, e ti faccio vedere subito come si sono già subito rinforzati tutti i muscoli. Spingi verso il tetto ed è super forte. Questo ti ricorderà molto, debole, resisti, è super forte. E anche questo qui, spingi verso di te, è impossibile che io vinca. Ti metto la faccia in giù, per favore. Qui è già tutto ben compensato. Allora ti chiedo per piacere, guarda, ti faccio vedere, spingi in alto qua, resisti,
Allora, ti faccio vedere, se io vado a stimolare un piccolo legamento, spingi in alto, qua cede completamente il muscolo. Ovviamente c'è un motivo, perché quando c'è questo specifico problema che hai tu, sul lato ovviamente dove c'era la debolezza del primo muscolo che ti ho testato, il muscolo si chiama psoas, si va a creare un'irritazione del legamento, si chiama ileo lombare. Per questo quando lo stimolo subito cede qualunque muscolo che io testo. Se lo faccio dal lato opposto, spingi in alto. Spingi in alto, non succede assolutamente niente perché non c'era nessun problema. Però se io non ti aiuto subito qua, poi ti viene il mal di schiena, quindi non ce lo dimentichiamo. Spingi in alto e adesso è perfetto. Noto una cosa interessante, guarda, mi dai le braccia, le mantieni così, guarda, spingi verso il tetto, e vedi che è impossibile, vedi, ti cede subito. Allora un attimo rilassa completamente il piede, uno, due, ecco fatto, ai ai ai. Allora, anche di qua poco, di meno, uno, due, eccolo fatto. Ti faccio subito vedere quanto i piedi condizionano fino alle spalle. Mi mantieni per favore le braccia e spingi verso il tetto. Meno male, non mi fai fare super brutta figura, sei fortissima. Esatto, non vuole più neanche cedere. La vibrazione è molto importante, soprattutto quando si è creata a cuscinetto morbido, ok? Ci permette proprio di stimolare anche la vascolarizzazione, di stimolare la decontrattura muscolare in modo molto più veloce. Sentirai un piccolo click, morbida morbida. Ecco fatto, morbida morbida. Ecco fatto. Ora non abbiamo più scuse, non voglio più vedere sti mal di testa. Morbida. Allora, ti devo chiedere di metterti a pancia in su, per piacere. Allora, voglio vedere se il trauma l'hai sbattuto proprio la testa quando sei caduta. Infatti, voglio vedere una cosa, guarda, mi dai soltanto, guarda, questo braccio e il tuo sinistro. Questo, guarda, lo teniamo qua e ti chiedo di darmi questo braccio e di tenerlo forte forte. Guarda la paperellina. Spingi verso l'alto e vedi che il braccio cede, ok? Non è una cosa casuale, può capitare quando ci sono questi piccoli traumi. Infatti io voglio farti vedere una cosa. Tocca con la mano destra dove hai avuto l'impatto a terra, ok? Riesci? Ti metto meglio il cuscino? Ok. Riguarda la paperellina, spingi in alto e non cede più, ok? Sembra strano, però non è così strano, considerato che noi abbiamo dietro, insomma, ovviamente ai nostri occhi, i muscoli che ci permettono di muoverli, ok? Chiaramente questi muscoli, per permetterci di fissare un oggetto mentre giriamo la testa, hanno un collegamento importante con i muscoli posteriori, vedi, che si chiamano subocipitali, ok? E anche a livello kinesiologico, questa è una cosa un po' più particolare, sono legati anche gli occhi ai muscoli trapezi superiori. Ti chiedo, guarda, di mettere e di tenere, grazie, questo qui, per favore, guarda, di tenerlo proprio abbastanza vicino e di fissare assolutamente, per favore, la paperellina, ok? Io vado a stimolare, guarda per favore la paperellina, vado a stimolare la zona dove tu hai impattato e eseguo questa piccola tecnica di richiamo, si chiama del trauma, e ti faccio subito vedere, guarda.
che se adesso rifacciamo l'esame, spingi in alto, tu non cedi affatto più, ok? Questo è veloce, è semplice, ovviamente ci sono delle condizioni molto più complesse, ovviamente, ma non è in questo il tuo caso, anche perché l'hai avuto da poco, questo piccolo incidente lo possiamo risolvere più facilmente. Guarda, copri l'occhio destro, lo devi mantenere comunque aperto, ok? Non devi guardare, vedere niente, però giustamente guarda il dito, spingi verso l'alto, questo non c'è niente, per favore fai al contrario, guarda il dito, spingi, braccio, no, niente, non c'è proprio niente, molto bene. Sicuramente molti dei tuoi mal di testa partono da questi muscoletti, ho ragione? E ora ancora non ti sto premendo i punti giusti, sto lavorando in generale, però adesso ti faccio vedere che ci sono proprio dei punti specifici che stimolano addirittura il mal di testa, che tu ci credi o no, ci sono addirittura, sono proprio dei punti di agopuntura, ok? Che li chiamavano filosoficamente i punti di dispersione del vento. È molto interessante, te li faccio vedere, se io premo qua, esatto, arriva fino all'occhio probabilmente il dolore, ho ragione? No, nell'occhio non mi fa male. Ok, meno male, che vuol dire che non è attivo, ma vediamo l'altro. Mi fa malissimo. Fa male locale, però non ti non spara il dolore a distanza sulla testa. Nella testa, un pochino nella testa, da tutti e due i lati? Sì. Ok, quindi non è così cronico, quindi arriva alla testa, però a volte arriva addirittura fino a dietro gli occhi, quindi immagino. Respira, sono dolorosi, però vedrai che va proprio a sparire completamente il dolore. Già dovrebbe iniziare a diminuire, lo senti? Adesso fammi vedere invece questo. Se premo qua, arriva in testa? No. Zero, meno male. Andiamo un attimo qua dietro, vedi? Dietro le tue orecchie. Se premo qua, arriva, si espande il dolore? No, niente. Un pochettino. Ah, un pochettino. Più tipo da questo. Solo dal sinistro? Dimmi quando smette. Senti soltanto un po' la pressione del mio dito. Mi spiace, sono questi poco dolorosi, però purtroppo appunto sono legati al tuo sintomo, quindi non tanto alla tecnica, ma proprio al sintomo. Già sparito? Sì, almeno. Ti posso chiedere adesso qua? Arriva fino all'orecchio? Ah, come fa malissimo. Sì, sì. Arriva fino all'orecchio il tuo dolore? No. E qua? No, neanche. Niente di particolare, molto bene. È solo locale. Solo locale ti fa male. Allora lo dobbiamo solo sbloccare. Ti chiedo cortesemente di fare un respirone. Butta fuori tutta l'aria. Morbida. Ecco fatto. Super dolorosissimo, terribile. A posto. Sei stata mega coraggiosa. Allora, un attimo. Rilassa. Il calore, vedi, del lettino aiuta tanto, vedi, perché già subito rilassa i muscoli molto più facilmente. Scusate, ho tirato i capelli. Ti devo chiedere di mettere le mani così, sempre al solito mi spingi in alto, ma già sappiamo, spingi di là, spingi. Ah, esatto, che è già forte, piega le gambe, tutte e due, prendi aria, trattienila dentro e spingi in alto. Trattieni e spingi in alto, no, il diaframma sta benissimo, no? Devo dire che alla fine sei molto molto in salute comunque, sì, hai avuto un piccolo trauma, non succede niente. L'ultima cosa, proprio per lasciare i tuoi mal di testa, stimoleremo in modo molto piacevole il cranio con delle frequenze molto specifiche. È molto piacevole, vero? Bellissimo.
piacevole. In questo modo mantieni questa posizione, questo lo dai a me, questo pure, tieni qua, ti giro un po', tieni le mani, guarda qui, rilassati i gomiti, esatto, morbida morbida, sentirai un piccolo click, ecco fatto, per favore dall'altro lato. Tieniti, guarda, in questa posizione, morbida, morbida. Ecco fatto, già sei andata. Già sei subito estremamente mobile. Già ti faccio vedere, spingi in basso la testa e sei super forte, direi. Ok? Adesso liberiamo tutte le dita, sia dei piedi che delle mani, perché è importante, perché ci arrivano comunque tutte le radici nervose. Morbida. Ah, visto. Pancia in sola, scusami, un minuto ancora. Ok, mi dai per favore? Oh, ottimo. Benissimo, allora carissima Francesca, quello che abbiamo fatto è già l'inizio di un lavoro che possiamo continuare in modo tale che tu possa veramente dimenticarti dei tuoi mal di testa, ok? Chiaramente già da subito avrai i tuoi risultati, proprio da subito, perché abbiamo risolto tantissime cose importanti, esatto, esatto. Purtroppo sono stati due traumi in posizioni che magari è meglio non... esatto, però non hai niente di grave, assolutamente ti faccio scendere, prego. Grazie.